come scudo non lo sai, approvazione lo schiamo di protocollo del viso per i comuni di Cerveto Tannino, Castro Verde, Rusano Muti, Faicchi, Guardo San Paolo, Pietra Rocca, San Lorenzo Montiero, San Salvatore Telesino, San Lupo, Sova. Ammodernamento del documento di diritto finalizzato in risparmio idrico. Posso? Allora, questo che si viene a sottoporre al Consiglio non è altro che un protocollo di intesa tra questi comuni, alle realtà imparate dal Presidente, attraverso il quale si vuole intercettare un finanziamento con dei fondi europei tramite la Regione per l'adeguamento diciamo, della rete idrica esistente in questi comuni. E noi abbiamo aderito, io ho aderito a questo protocollo d'intesa del comune e quindi lo sottopongo oggi all'approvazione del Consiglio. I comuni sono presi appunto contratti dal Presidente poc'anzi, non vi è alcun impegno organico economico finanziario da parte del comune e quindi ritenendo una cosa appunto abbastanza utile per il comune, pure la nostra rete idrica che tante volte crea dei problemi, credo che a questo punto possa essere accolto trovando il Consiglio per poter eventualmente poi accedere a questo finanziamento. Se ci stanno delle lucidazioni da dire sono molto aperti. Non vorrei fare qualche domanda perché io non lo so, non avendo partecipato al Consiglio. Posso solo interrompere? No, volevo dire che a questo punto io mi sono praticamente permesso di chiedere al Presidente l'integrazione di un protocollo perché è arrivato il venerdì. Ma le formalità? No, perché non c'è problema, su queste cose qua non c'è problema. Volevo dire, la domanda che sono tre domande che volevo fare. La prima è questa, per sapere se questo tipo di intervento è compreso nel programma allegato al proprio pubblico allegato al che poi è la prima cerca di governo, se è compreso questo tipo di opere nel programma di tutti ci allegato al bilancio di visita. Sì, il programma se non lo sa, se no non lo so, era per sapere perché. Seconda cosa. La progettazione è affidata agli uffici tecnici o all'esterno? C'è un comune che lo fa, che farà tutti i grandi chiedimenti. Quindi non sappiamo se sarà. Viene tutto demandato al comune che lo fa. Benissimo. Terza cosa, la proposta progettuale, già che si approva oggi in Consiglio il protocollo d'intesa, sarà fatto dalle rispettive approvato dalle rispettive. O verrà riportato in Consiglio, o verrà portato in Consiglio la proposta progettuale. Proposta progettuale, preliminare di questo qui, erano queste tre domande che io lo volevo sapere. Sì, ne avete discusso quando avete fatto il qui, allora, noi abbiamo un protocollo d'intesa che relativamente. Ma non è vero, non lo dice, faccio la domanda. Se è così, uno può dire, non lo so, non lo discutere, ma era per capire io. Sarà approvato dalla Giunta. È chiaro che tutto questo sarà demandato in una fase successiva non quando i comuni appartenenti al protocollo d'intesa stabiliranno come e quando è il nuovo migliore per intervenire. E tutto questo ci riserva di provvedere nel momento. Vabbè. Chi altro gli dà la parola? Non passiamo in uno. Favorevole. Contrario, astenuto, grazie mille.
Allora devo fare solo una comunicazione.